Mister, buongiorno. Buongiorno. Quella di domani è una partita particolare, speciale. È chiaro che ci sono sempre i famosi 3 punti, no? Quelli che sono identici in ogni gara, però il calcio, grazie a Dio, è fatto di emozione, di sentimento, di partecipazione. E per noi empolesi quella di domani, appunto, è una gara unica. Ti chiedo se questo sentimento lo stai vedendo, è stato trasmesso anche dentro lo spogliatoio, lo senti anche te, e ti chiedo anche se magari questa specifica partita arriva al momento giusto per dimostrare ancora di più il vostro lavoro e chi è l'Empoli. Sì, lo sentiamo, è normale che lo sentiamo, lo sento io, lo sentono i giocatori ed è giusto che sia così. Credo che il bello del calcio poi sono questi tipi di partite che penso che tutti quanti sognano di giocare e di allenare. Quindi ci siamo preparati bene, abbiamo preparato una settimana per disputare una partita importante contro una squadra forte, che questo è innegabile, però le motivazioni possono fare la differenza. Ti chiedo, mister, ovviamente sarà una partita diversa, no, rispetto a quella che avete giocato con lo Spezia. Come te l'aspetti? Come ti aspetti loro e che cosa vuoi dai tuoi ragazzi? Beh, intanto sì, sarà una partita diversa, anche se è stato giusto analizzare la partita che abbiamo giocato, dove abbiamo fatto tante buone cose al di là del risultato, però ci è anche servita per lavorare su alcuni aspetti che dobbiamo sicuramente migliorare. Stiamo costruendo qualcosa e a mio avviso stiamo costruendo qualcosa di importante, quindi dobbiamo essere lucidi e continuare a lavorare duramente. Penso che i miei ragazzi meritino una soddisfazione per quello che stanno dimostrando quotidianamente, stanno usando ogni minuto della loro giornata per lavorare sodo e arrivare poi alle partite sempre più pronti. Quindi sarà una gara sicuramente diversa contro un avversario pericoloso, quindi l'attenzione deve essere sempre al massimo, però vogliamo essere protagonisti, non vogliamo essere spettatori della partita, ma vogliamo essere protagonisti in campo. Mister, buongiorno. Ecco, mi allaccio a quello che ha appena detto. Lei ha detto praticamente che i ragazzi si meritano qualcosa di importante. Io, riguardando le partite sia con la SPAL che contro lo Spezia, effettivamente devo dire a mente fredda che l'Empoli ha fatto sempre la partita. In entrambe le occasioni è stata molto sfortunata, negli episodi soprattutto. Ma sì, non parlerei di sfortuna, non mi piace ragionare in questo senso, credo che ci sono cose che abbiamo fatto bene, alcune cose che potevamo fare sicuramente meglio, ma era importante anche dare subito un'impronta, un'identità chiara di quello che vogliamo proporre e di quello che vogliamo fare in campo. Noi siamo costruiti per giocare, siamo costruiti per provare a dominare il gioco, avversario permettendo. È evidente che c'è anche una parte dove dobbiamo essere molto umili, molto attenti e non lasciare niente nei dettagli, perché queste ultime 2 partite abbiamo pagato al 100% quel poco che abbiamo commesso, mentre magari non siamo stati concreti nel capitalizzare la mole di gioco che abbiamo creato, ma questo fa parte del percorso. Non dobbiamo assolutamente perdere fiducia in noi e nel lavoro che stiamo facendo, perché la soddisfazione è dietro l'angolo. Ciao mister, riguardo al centrocampo, innanzitutto se Grassi, che è appena arrivato, è pronto, come l'ha visto in questi giorni, e come sta Haas, che era assente a Spezia. Beh, allora, sicuramente Grassi è un ragazzo che arriva a darci una grossa mano, ha caratteristiche di un giocatore d'utile che può fare sia il play difensivo sia la mezzala bene, lo ha già dimostrato in carriera, un giocatore molto intelligente che però oggi in questo momento è indietro perché era fuori rosa a Parma. A livello organico è messo abbastanza bene perché ha lavorato praticamente sempre senza palla. Quello che gli manca è il lavoro con la palla, quindi chiaramente bisogna aspettarlo e non ha molti minuti nelle gambe. Haas è un discorso diverso, Haas è recuperato, ha fatto un ottimo precampionato, ha avuto questo mini stop di 7-8 giorni. Non dimentichiamoci mai che è un ragazzo che arriva da 6-7 mesi di inattività e quindi è normale che possa avere qualche piccolo stop, però è della partita
quindi se si candida per una maglia. Tra i reparti in cui hai forse più abbondanza c'è l'attacco, ti chiedo se hai in mente qualcosa di particolare, di diverso rispetto alla Spezia, e come hai visto soprattutto Lammers, che era un po' il punto di domanda iniziale, no? Nella partita contro i Liguri. Beh, Lammers penso che l'avete visto tutti, credo che sia stato probabilmente il miglior giocatore della partita scorsa, ha dimostrato grande tecnica, ha corso tantissimo, credo che sia anche lui un ragazzo che ha molto margine, bisogna aspettarli, bisogna avere pazienza in questo momento. È importante anche nei giudizi essere cauti, anche se credo che la parte iniziale sia stata una parte molto, molto rassicurante per il futuro. E per l'attacco mi porto dei dubbi, me li porto fino alla fine, credo che sia giusto che i ragazzi si giochino la maglia fino alla fine, facendo varie valutazioni, credo che domani andrà in campo ancora chi sta meglio. Allora, visto che abbiamo fatto centrocampo d'attacco, ti chiedo della difesa, visto che ti torna De Winter, che a Spezia era squalificato, se ha una possibilità di partire dall'inizio, però volevo anche sapere che Fiorentina ti aspetti domani, se te l'aspetti molto aggressiva, soprattutto dall'inizio. Ma De Winter è un ragazzo molto giovane, come gli altri, si gioca al posto. La Fiorentina è una squadra forte, è una squadra aggressiva per antonomasia, non sa aspettare l'avversario, ma ti viene ad aggredire alto, lo fa per gran parte della partita, quindi la conosciamo bene, credo che l'impronta che ha dato mister italiano alla Fiorentina sia abbastanza chiara, ha dato coraggio e aggressività, e credo che su alcune cose noi possiamo anche imparare da quello che può fare magari chi è più bravo di noi in questo momento. Il nostro è un percorso e il nostro obiettivo è anche noi di alzare il nostro livello e di portare l'Empoli a un livello alto. Normale che per arrivarci serve tanto lavoro, serve tempo, serve amalgamare giocatori nuovi, che altri probabilmente arriveranno, il mercato ancora non è finito, quindi ripeto, noi continuiamo a pensare soprattutto a quello che dobbiamo fare noi, al di là di quello che fanno i nostri avversari. Ti chiedo a proposito di italiano, che impressione hai, che cosa pensi di lui? Insomma, siete due tecnici forse anche abbastanza simili, no? Ora, al di là delle idee tattiche, però tutti e due siete partiti dal basso, proponete un calcio moderno, e ti chiedo insomma che effetto ti fa anche, e lo hai già affrontato, però che cosa pensi insomma di lui? Ma penso che sia uno dei migliori allenatori italiani, anche perché lo dimostrano i risultati. La sua capacità, oltre a dare un'impronta ben chiara alla squadra, è quella di fare risultati, perché poi in tutte le squadre dove è stato lui ha sempre fatto bene, e questa è una grande capacità che ha di trasferire le sue idee, in campo si vedono, quindi il mister italiano sa quanta stima ho di lui, l'ho già detto anche in passato, ed è sicuramente un punto di riferimento per tutti noi giovani. Quindi lo ha portato secondo me la Fiorentina ad un livello alto, insieme al club che gli ha messo a disposizione due squadre di livello importante un po' in tutti i ruoli. Per quanto riguarda l'Empoli e anche la Fiorentina, sono soprattutto l'Empoli le squadre che hanno avuto il baricentro più alto, no? Nella prima giornata, che hanno giocato più avanti. Innanzitutto ti chiedo se questo è un assaggio dell'Empoli che vedremo anche durante tutto il resto del campionato, e se può essere anche un modo per riuscire a dar fastidio alla Fiorentina, che è anche un'altra squadra che gioca sempre molto alta e subisce parecchio quando gli avversari l'attaccano e vanno nella sua metà campo, perché la Cremonese ha fatto due gol praticamente nelle due azioni che ha fatto contro i Viola. Beh, sicuramente il baricentro fa parte della nostra filosofia, è normale che se si vuole proporre gioco e non giocare solamente di ripartenza è più probabile che la difesa debba accompagnare la squadra insomma alla fase offensiva. Normale che con questa idea accettiamo di regalare un po' di campo dietro le nostre spalle, lo alleniamo tutti i giorni. Però preferiamo stare alti e recuperare spazio piuttosto che portarsi il pericolo dentro in casa, insomma è un modo di vedere il calcio,
anche i nostri avversari lo vedono in questo modo, quindi sarà una partita sicuramente combattuta, sicuramente aggressiva, dove la qualità può fare la differenza anche del singolo, però esiste anche un aspetto motivazionale dove noi dobbiamo fare di tutto per essere superiori a loro. Ecco, proprio mi riallaccio un po' all'ultima cosa che hai detto, tornando un po' sull'aspetto motivazionale di un derby. Cosa hai detto in settimana, cosa dirai ai giocatori per pungolarli ulteriormente, visto appunto l'importanza, e se secondo te c'è la necessità di pungolarli o se il derby magari ti dà già delle motivazioni, non importa neanche troppo stare a puntare? No, credo che in questi tipi di partite si preparino da sole dal punto di vista emotivo. Con i ragazzi parliamo tanto, parliamo tutti i giorni e, come ho detto prima, senza essere ripetitivo, ci stiamo concentrando molto su quello che dobbiamo fare noi, al di là del tipo di partite. È un po' dal primo giorno che sto portando questa idea, non c'entrano gli avversari, non c'entrano, c'entra quello che facciamo noi. Se vogliamo determinare lo dobbiamo fare prima, mettendo a posto quelle che sono le nostre lacune, poi dopo possiamo ragionare sull'avversario. Oggi è ancora un momento storico dove il tempo va perso su noi stessi più che sull'avversario. Quando poi abbiamo assimilato alcuni concetti, possiamo ragionare in maniera diversa.